Footbox. 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 Si è conclusa con la pioggia la 12ª festa della castagna di Senarica, ma non senza ottenere un ottimo risultato di presenze e gradimento da parte degli avventori. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, eccoci qua allora la festa della castagna. Con questo laboratorio del pensiero cominciamo a festeggiare, in qualche modo a celebrare la protezione civile, l'importanza dei soccorsi che ci sono stati in quello che abbiamo sofferto negli ultimi mesi. Allora io prego intanto i sindaci con la fascia se si possono accomodare, quelli che ci sono, tutti i sindaci, quelli che non sono arrivati. Quest'anno notevole la cornice di incontri che il sindaco D'Alonso ha intrattenuto come corollario alla festa. Ospiti dell'organizzazione nomi illustri. Si è partiti dalla sede del comune di Crognaleto con il nuovo capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli. La festa della castagna si sta trasformando anche in una celebrazione giusta per il lavoro fatto dalla Protezione Civile, grazie soprattutto alla sua presenza stamattina qui. Che cosa le hanno chiesto già i sindaci? Si è parlato già di ritardi per compensare chi ha lavorato per la neve e anche per il terremoto? Sì, abbiamo parlato di queste difficoltà che loro hanno, che sono oggettive, evidenti, ovviamente dovute a delle procedure amministrative che devono essere espletate. Abbiamo tenuto una riunione questa settimana col presidente D'Alfonso a Roma e abbiamo individuato il percorso per consentire il ristoro integrale delle spese che sono state sostenute. Abbiamo già fatto un trasferimento, io qualche giorno fa ho firmato un mandato di pagamento di 15 milioni di euro che è stato ovviamente la somma messa a disposizione della Regione, e le ulteriori risorse saranno messe a disposizione quanto prima, non appena arriverà la documentazione necessaria per fare il trasferimento. Si parla sempre che l'emergenza la gestite benissimo come Protezione Civile, poi succede qualcosina invece nei ritardi, questi a cui accennavamo, ma anche altri proprio per la ricostruzione. Il sindaco di Crognaleto diceva che bisogna ampliare il periodo dell'emergenza perché rischiamo che in 6 mesi non sappiamo a chi rivolgerci, perché ci saranno anche le elezioni. Esatto, il sindaco di Crognaleto mi evidenziava questa questione, ovviamente noi la porteremo all'attenzione del governo e credo che, così come è successo nel periodo precedente, anche questa volta non ci sarà alcuna interruzione, nessuna soluzione di continuità nelle attività di gestione dell'emergenza e della ricostruzione. Il sindaco D'Alonso questa mattina ha già ricevuto il capo dipartimento della Protezione Civile, è una giornata davvero densa, è una festa della Protezione Civile, ma è una giornata davvero importante per questa comunità. Certo che sì, è una riflessione, è una giornata di studio, di lavoro che faremo nella frazione Senarica in occasione della festa della castagna. Faremo vedere a Borrelli il lavoro fatto, le SAE, la scuola IKEA, le due localizzazioni commerciali, e poi andremo a vedere che cosa significa la Protezione Civile nel paese di Senarica, dove ci sarà anche la donazione di una turbofresa avuta dal comune di Val di Dentro, ed è uno dei motivi per il quale siamo sicuri di affrontare l'invernata.
nella seconda giornata di festa della Castagna la consueta premiazione con l'Unzite d'Oro, dedicata a chi si è messo in luce per particolari meriti. Il premio è andato ad Antonio De Caro, presidente nazionale ANCI, in quanto protagonista attivo durante le difficili fasi dei terremoti e della neve avvenute nei nostri comuni montani nello scorso inverno. Il presidente della Prologo di Senarica adesso ci illustra quello che è il premio che consegniamo al sindaco di Bari, nonché presidente dell'ANCI nazionale. Il premio dell'Unzite d'Oro, la Castagna d'Oro. Unzite è in dialetto il marrone di Senarica, che è un marrone bellissimo, biondo. Vorrei dire uno, secondo noi, dei migliori d'Italia. E abbiamo da anni istituito questo premio. La scelta della sua persona per la consegna è stata condivisa dall'intera amministrazione e dall'intera Prologo di Senarica. Viviamo tutti i giorni come amministrazione la vicinanza che ha l'ANCI nei nostri confronti. Il premio della Castagna d'Oro, adesso ne parlo come presidente della Prologo, ha sempre portato fortuna. E questo per noi è un onore consegnarlo a lei con i migliori auguri per la sua carriera politica già luminosa e splendente. Presidente De Caro, è venuto a ritirare un premio, ma ha trovato anche un sacco di richieste, un sacco di problemi che i sindaci del cratere le hanno esposto in questa riunione che è appena finita. Beh, sono venuto con molto piacere all'invito che mi ha fatto il mio amico sindaco di essere qui con loro oggi per questo premio che anche, devo dire, mi ha un po' emozionato durante la cerimonia di premiazione. E sono venuto in un piccolo comune subito dopo l'approvazione in Senato di una legge sui piccoli comuni che individua la specificità dei piccoli comuni, che sono non un problema, è un problema lo spopolamento, non la dimensione demografica. Quella legge individua la specificità dei piccoli comuni e secondo noi è un piccolo primo passo verso l'agenda del ripopolamento, un'agenda nazionale che deve occuparsi del controesodo verso i piccoli comuni. E sono stato qui con i sindaci del Calatrese per condividere con loro i problemi che vivono quotidianamente. Io li ho definiti degli eroi perché mentre tutto crollava, calcinacci, muri, solai, loro hanno tenuto in piedi la cosa più importante che abbiamo, che è la comunità, e sono riusciti con azioni quotidiane a tenere insieme, anche dal punto di vista delle relazioni umane, sono riusciti a tenere insieme la comunità mentre crollavano gli edifici, mentre si spezzavano storie, tante piccole storie si sono spezzate, ma loro sono riusciti a tenere insieme la comunità del loro paese. È passata l'emergenza, adesso è importante la ricostruzione, ma soprattutto durante la ricostruzione credo sia importante abolire per sempre il termine emergenza e sostituirlo con termini come pianificazione, programmazione. Questo paese deve fare degli investimenti, soprattutto sui piccoli comuni delle aree interne, per non trovarci più come è successo nei mesi passati, a veder crollare degli edifici e a veder piangere tante famiglie e tante comunità delle persone che hanno perso la vita. Io spero sia arrivato il momento di investire, di utilizzare i fondi per consolidare il nostro territorio, per evitare dissesti idrogeologici, per consolidare gli edifici pubblici e per consolidare gli edifici privati. Questo è un impegno che prendiamo come sindaci. Siamo 8.000 e, come dice spesso il Presidente della Repubblica, rappresentiamo il terminale più esposto e più sensibile della Repubblica. Quindi dal terminale più esposto e più sensibile della Repubblica facciamo un appello al governo e ai parlamentari per abolire per sempre il termine emergenza. Sindaco D'Alonso, è stato consegnato il premio al presidente De Caro. Come è avvenuta la scelta di consegnarlo a lui?
Ma noi insieme alla Proloco del territorio, insieme alla mia gente, alla mia amministrazione, ogni anno scegliamo un qualcosa, una struttura, un personaggio, un'istituzione che si sia, come devo dire, esposta per la tutela di questi territori. Abbiamo vissuto il terremoto, la neve, tanta emergenza e insieme abbiamo deciso di premiare diciamo, il patron dei comuni, e cioè l'ANCI, insieme al presidente regionale Luciano Lapenna, insieme al coordinamento regionale. Abbiamo scelto il presidente nazionale, sono fiero ed orgoglioso di avere qui oggi il sindaco di Bari, tra l'altro, quindi un collega De Caro, che non è venuto solo a prendere il premio, ma ha dimostrato ancora una volta che l'ANCI attenzione ai piccoli comuni, è venuto, ha ascoltato le esigenze dei tanti sindaci che lo aspettavano e ha cadenziato nella sua agenda tutte quelle richieste che porterà presto sul tavolo del governo stesso. Ascoltando le lamentele dei sindaci, una precipua è quella che hanno poco potere e tante responsabilità. Come vogliamo risolvere questo problema? È così, così. Lo diceva il presidente De Caro, il sindaco, il terminale. Terminale di tutto quello che accadde. Oggi sempre di più c'è la tendenza a lasciare il cerino nelle mani del sindaco. Però ce la mettono tutta, perché se sono qua loro, se siamo qua noi, perché dimostriamo anche in questo modo la vicinanza ai nostri territori. Come si risolve? Beh, intanto modificando anche una certa cultura, ecco, generalizzata, dando i mezzi, le risorse, riconoscendo anche al sindaco il suo ruolo anche come capo naturalmente dell'amministrazione e come colui che più volte viene bistrattato anche dalla stessa collettività. Però lo ripetiamo ancora, siamo qui, io ho fatto il sindaco per 10 anni in un comune importante per dimostrare ancora una volta la vicinanza a tutto il nostro territorio abruzzese. Non di secondo piano la presenza di ospiti venuti da altre zone montane del nord, come la Val di Dentro, che come volontari hanno dato il loro prezioso apporto nell'inverno scorso e che hanno deciso di offrire al comune di Crognoleto un mezzo idoneo per la turbofresa, per le emergenze neve più difficili. Siamo qua perché abbiamo fatto questa piccola offerta per riconoscimento anche al sindaco di Crognoleto, che è stato lui a trovarci nella nostra zona. Abbiamo la turbina di un Mercedes, un remote donato dal comune di Val di Dentro, e con il Pede Nosso, il gruppo Pede Nosso, abbiamo comperato la turbina presa con sopra lo spazio. Può suonare anche la turbina? Può suonare se ci riesce a suonare. Poiché il mio territorio ha delle punte a 1100-1200 metri, quindi con questo mezzo riusciamo a togliere l'innevamento alto. Vabbè, se la alzi ti fai vedere, Francesco, perché se no non la vedono. Ecco, bravo, alza sta pala, vai. Sì, eccola qua. Ok, questa è per l'alto innevamento. Molto soddisfatti gli organizzatori della Proloco, capitanati da Sebastian Maiocco. La manifestazione anche quest'anno è andata benissimo, un bellissimo afflusso di gente, un bellissimo riscontro. La gente crede nella montagna, crede nelle cose fatte bene. Oggi abbiamo avuto la presenza di un'autorità importantissima, il dottor Borrelli, il capo dipartimento della protezione civile, e abbiamo con questa festa delle castagne, che non è solo un evento enogastronomico, ma è un evento per accendere la luce, i fari sull'alta montagna e sulle problematiche che ci sono. È un presidio del territorio che ripetete ogni anno e andrà avanti sempre. Sì, io mi auguro sempre che questa festa continui, perché per noi è come un'origine. La castagna per noi è come una mamma, ci richiama i senarichesi emigrati da tutte le parti d'Italia, che in un anonimo fine settimana di ottobre tornano per dare una mano e per questa manifestazione in cui crediamo tantissimo. E ovviamente qui non si trovano solo le caldarroste, ma tante cose, tutto fatto con le castagne. Sì, abbiamo preparato tantissime cose e di questo ringrazio il mio direttivo, ma anche tutte le donne del paese e senarichesi emigrate che sono tornate per fare i timballi, per fare la zuppa con le castagne, i famosi cagginetti o calcionetti che dir si voglia, e tutte le altre cose bontà che si fanno con le castagne.
Sindaco D'Alonso, la festa della castagna e la celebrazione della protezione civile, grazie anche alla presenza del capo della protezione civile, insomma una giornata ricca di iniziative e soprattutto di significato. Certo che sì, di qualità e poi di contenuti, perché abbiamo parlato delle problematiche, importanti relatori come l'ingegner Vannoni dell'Emilia Romagna, il sottosegretario Mazzocca, l'Enel, grande componente del sistema di protezione civile alla quale abbiamo strigliato un po', tirato le orecchie su quelle che sono le necessità. Io credo che abbiamo inciso una bella giornata all'insegna del nobile prodotto della castagna, ma soprattutto facendo ascoltare al capo dipartimento, che ringrazio per la sua presenza, la voce dei sindaci, i sindaci che sono preoccupati per il loro territorio, i sindaci che vogliono normative più snelle, più garantistiche, non per il sindaco stesso, ma per attivare le condizioni necessarie per promuovere il loro territorio. Allora, dei ritardi si è parlato, l'ha fatto lei, lo ha fatto anche il sindaco di Montereale, addirittura chi ha tolto la neve dalle strade a gennaio scorso, quindi ha liberato le persone dalla morsa della neve, ancora deve essere ristorato dei fondi che ha investito. Questo è uno dei problemi che abbiamo sollevato al capo dipartimento, ci ha rassicurato che insomma le somme, una parte già sono state disposte, un'altra parte a compimento della richiesta della Regione Abruzzo verranno presto differite nelle casse della regione, ma il contenuto è che non dobbiamo rincorrere sempre l'emergenza. L'emergenza quando c'è bisogno di disponibilità normativa nei confronti di chi l'attiva, quindi i sindaci, e poi successivamente di ristoro per le economie spese. I sindaci non spendono, i sindaci proteggono e mettono in salvaguardia il territorio e chi lo vive. Box.